Buongiorno, buongiorno, eccoci in diretta, non mi ero accorto della partenza. Buongiorno a tutti, inizio nell'attesa che ovviamente le persone si connettano questa mattina per ascoltare questa presentazione, a salutare chi guarderà invece questo video in differita. Abbiamo deciso di connetterci in tutta urgenza, è la vigilia di Natale e sicuramente tutti avrebbero voluto fare altro. In tutta urgenza perché in realtà nel Consiglio Comunale della nostra città e nella discussione politica che sta conseguendo da tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni sono emerse tante problematiche, tanti temi urgenti che non potevamo non raccontarvi in questo contesto e che abbiamo bisogno di spiegare alle persone che ci seguono e per ricevere un feedback su quello che sta succedendo e per capire meglio tutti insieme di cosa si sta parlando e che giudizio politico dare della metodologia adottata da questa amministrazione e nello specifico delle scelte politiche che stanno adottando. Ovviamente senza confrontarsi con nessuno, presentando dei documenti a scatola chiusa, ma questo lo vedremo poi nel corso di questa diretta. Ora vi spiego a brevissimo di quello che andiamo a parlare. In sostanza, cosa sta succedendo? Sta succedendo che il comune di Dalmine sta siglando un accordo con REA, che è la società che gestisce l'inceneritore nel territorio cittadino, nella frazione di Sabbia nello specifico, e questo accordo è un accordo cruciale per la nostra città perché determinerà tutto quello che è accaduto negli ultimi 20 anni. E ne darà un esito ben preciso e determinerà ovviamente tutto quello che succederà nei prossimi anni. Quindi è un accordo veramente fondamentale a livello politico ed è molto importante capire tutti insieme che cosa, di cosa si sta parlando, che cosa si sta discutendo. Nel frattempo vedo che alcuni di voi si stanno connettendo, vi saluto e vi ringrazio per essere qui in diretta in questa vigilia di Natale molto molto particolare dal punto di vista politico ad Almine, vi chiedo di commentare qui sotto se avete qualche dubbio o qualche domanda durante la presentazione che emergerà. Sarò ben felice di dare una risposta. Iniziamo da un po' di storia. Che cos'è la REA? La REA è l'impianto di termovalorizzazione, l'impianto di incenerimento che è sul territorio dalminese per l'incenerimento dei rifiuti esiste da un po' di anni sul territorio di Dalmine. Queste sono due date cruciali che chi vive Dalmine da qualche anno conosce. Nel 1996 fu fatta richiesta dalla società REA al comune di Dalmine per l'installazione dell'impianto in coerenza con quelle che erano le leggi regionali e provinciali. E dopodiché nel 1997, precisamente il 7 febbraio, il comune di Dalmine approvò la realizzazione dell'impianto che oggi tutti noi conosciamo. Bene, la terza data cruciale in questa storia è quella del 17 settembre 1998, in cui in consiglio comunale decisamente turbolento fu approvata la convenzione tra la REA e il comune di Dalmine che ancora oggi regola i rapporti tra l'ente e la società. In questa convenzione, che fu votata con i soli voti della maggioranza, e anzi la minoranza di allora fece ben più di una rimostranza, sia con degli emendamenti che vennero completamente stralciati, sia con delle manifestazioni pubbliche che accaddero nei giorni successivi, questa convenzione cosa prevedeva? Prevedeva sostanzialmente le tre cose che vedete, alla sinistra per quanto riguarda gli obblighi della società REA. REA si sarebbe impegnata a versare trimestralmente al comune di Dalmine la somma di 16 lire per ogni chilo, che significa circa 16.000, cioè 16.000 lire per ogni tonnellata, quindi circa 8 euro a tonnellata attualmente, dei rifiuti smaltiti nell'impianto, ovviamente con esclusione di quelli conferiti dal comune di Dalmine. È quello di cui si parla quando si utilizza il termine royalties. Le royalties sono quindi quei soldi che REA deve al comune di Dalmine per il fatto di avere un impianto di incenerimento sul proprio territorio. Quindi per ogni chilo smaltito, per ogni tonnellata smaltita di rifiuto, REA versa al comune di Dalmine dei soldi. Dopodiché REA si era impegnata anche a fornire gratuitamente al comune acqua calda da utilizzare per il teleriscaldamento delle piscine e degli impianti sportivi del comune. Infine, si era impegnata a contribuire alle spese sostenute dal comune
per l'effettuazione dei controlli ambientali, quotata in circa 20 milioni di lire l'anno, che stiamo parlando di cifre molto basse, quindi 10.000 euro l'anno per questi controlli. In cambio, ovviamente, colonna destra, il comune di Dalmine ha dato l'ok all'installazione dell'inceneritore nel territorio di Dalmine e ha ottenuto il comune di Dalmine anche uno sconto del 40% sui rifiuti conferiti nell'impianto da parte del comune di Dalmine per una quota di circa 15 tonnellate al giorno. Questo era l'accordo del 1998. Ecco, da allora sono successe un po' di cose. Nello specifico, sono avvenute diverse cause, diverse pendenze legali tra REA e il Comune di Dalmine. REA ha cercato di dichiarare nel tempo nulla questa convenzione e di abbassare notevolmente la quantità di royalties che doveva all'ente. Le cause sono veramente in ballo da tantissimo tempo. Il comune di Dalmine ha vinto nei primi due gradi di giudizio, ma ora la sentenza è ferma presso la Corte di Cassazione. I tempi si stanno prolungando davvero tantissimo e nel frattempo, in tutti questi anni, il comune di Dalmine ha ottenuto solo una minima parte delle royalties che REA doveva al comune. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dal 2002 al 2020 di circa 2 milioni e 700 mila tonnellate di rifiuti smaltiti dall'impianto, di cui solo 47 mila di Dalmine, quindi capirete veramente una quantità irrisoria. Questo significa che in tutti questi anni REA doveva al nostro comune 25 milioni di euro circa, anzi precisamente 25 milioni e 197 mila, ma solo 7 milioni e 439 mila euro sono stati effettivamente pagati. Quindi le cause che sono in ballo sono ovviamente per recuperare questi circa 18 milioni di euro che in tutti questi anni REA deve al comune di Dalmine, ma non ha mai effettivamente versato. Ora cosa succede? Succede che ci troviamo in consiglio comunale a votare una proposta di accordo transattivo che va a regolare i rapporti tra la società REA e il comune di Dalmine e che dovrebbe andare a risolvere tutte queste cause nel corso del tempo che si sono accumulate e che quindi dovrebbe portare beneficio ad entrambe le parti. Detto che, come abbiamo appunto specificato, per ora le sentenze del tribunale sono state favorevoli al comune di Dalmine. Ricordo ai collegati che possono scrivere ovviamente delle domande nel caso in cui vi siano dei dubbi su quanto sto raccontando e se ci siano delle domande rispetto a quanto stiamo vedendo. Ecco, qual è l'accordo? L'accordo è che REA verserà al comune di Dalmine 18 milioni di euro, 1 milione subito, e gli rimanenti 17 milioni verranno versati in rate trimestrali fino al 2033, quindi parliamo di 12 anni di rateizzazione, e in cambio c'è il ritiro di tutte le cause pendenti. L'accordo poi, diciamo così, è assoggettato alla firma di una nuova convenzione che va a sostituire, o meglio, ad integrare la precedente. Vedremo poi i contenuti nella prossima slide. Nel frattempo, chi garantisce per questo accordo? Ci sono tre garanzie piuttosto forti, sono una fideiussione assicurativa di REA, una fideiussione della società capogruppo di cui fa parte anche REA e in terza battuta, nel caso non dovessero essere sufficienti le precedenti, anche l'ipoteca di un immobile particolarmente pregiato che è il Palazzo Visconti, di cui è stato tra l'altro oggetto di una ristrutturazione non più di un anno fa e quindi è sicuramente un immobile che garantisce l'accordo. Bene, vediamo i contenuti della nuova convenzione. Rivediamo sulla sinistra quelli che sono i contenuti della convenzione originaria che ha regolato i rapporti tra REA e il Comune di Dalmine fino a oggi, a destra quello che propone la nuova convenzione. Allora, come dicevamo, parlavamo di circa 16.000 lire per ogni tonnellata di rifiuto, oggi è quantificato in 8,26 euro. La royalty che REA deve al comune di Dalmine per ogni tonnellata di rifiuto smaltito, con la nuova convenzione proposta si passa a 5,40 euro per ogni tonnellata di rifiuto smaltito al comune. Peraltro, la convenzione del 98, dopo un certo numero di anni, che erano 10, non prevedeva più un utilizzo specifico di questi soldi, oggi viene introdotto un utilizzo vincolato ad interventi ambientali, che sicuramente è molto interessante.
Poi nel 1998, come ricorderete dalle due slide precedenti, lo sconto dei rifiuti smaltiti dal comune di Dalmine era quantificato nel 40%. Nel 2021, con questa nuova convenzione, diventerà del 30%. E da 15 tonnellate al giorno si passa a un quantitativo di 10 tonnellate al giorno. È un quantitativo coerente perché ovviamente con tutte le questioni che sono state fatte sulla raccolta differenziata e la diminuzione dei rifiuti sia nelle aziende produttrici che nei cittadini ha diminuito questo quantitativo di rifiuti che dobbiamo smaltire, quindi sicuramente è una riduzione coerente. Ovviamente poi la convenzione originaria, come ricorderete, prevedeva anche il teleriscaldamento alle piscine e al velodromo, questo viene stralciato, non è mai stato fatto nel corso degli anni e non viene più compreso nella nuova convenzione perché si dice che vi è stata un'impossibilità tecnica da parte della società del comune di collegare appunto la rete di teleriscaldamento agli impianti sportivi del territorio. Il tema vero, come vedrete, è questa fortissima diminuzione dei benefici che ottiene il Comune di Dalmine dalla convenzione. C'è anche da dire, l'ho messo con qualche asterisco, probabilmente non si legge, ma ve lo spiegheremo meglio. C'è anche da dire che in questi anni le cose sono molto cambiate nei confronti degli impianti di incenerimento. Quando fu costituita l'inceneritore dell'area era, per così dire, l'unico impianto di incenerimento su tutto il territorio provinciale, aveva una certa leadership di mercato appunto territoriale e inoltre il mercato era chiuso. Oggi c'è stata una liberalizzazione del mercato molto forte e le royalty un tempo non gravavano sui costi del processo industriale, mentre oggi questo costo è rientrato in queste considerazioni. Quindi abbiamo ad oggi una situazione effettivamente realistica di una media regionale di 5 euro a tonnellata di rifiuto smaltito per gli altri impianti di incenerimento ordinari sul territorio. Quindi di fatto abbiamo una forte riduzione, ma va tenuto sicuramente in considerazione, ad essere onesti, che la media regionale è comunque leggermente più bassa di questi 5,40 euro. Vediamo un po' di date interessanti. Beh, farà storcere il naso a qualcuno e potete immaginare come ha fatto storcere il naso a noi. L'invio della convenzione, dell'accordo che abbiamo appena visto nelle slide precedenti, ci è stato inviato come consiglieri comunali il 22 di dicembre di quest'anno. Le commissioni per sciogliere tutti i dubbi su documentazioni che comprendono tutte assommate circa 150 pagine sono state svolte ieri, 23 dicembre. Capite che in 24 ore, pur rinunciando a tutto quello che è il resto della giornata lavorativa, di tutto quello che consegue, è veramente un tempo ridicolo per poter svolgere tutte le domande e tutte le inchieste in modo corretto. Ma ancora fa più ridere la votazione finale in Consiglio Comunale, che è stata fissata per il 27 dicembre. Cioè facciamo passare la vigilia, Natale e Santo Stefano. E poi i consiglieri si dovranno esprimere nella giornata del 27 dicembre. È veramente assurdo, è veramente assurdo. E questa è la considerazione che un po' tutti ci siamo fatti guardando questo accordo. 18 milioni di euro sono veramente tanti, è un grande beneficio per il comune di Dalmine ottenere questi soldi. Però quali sono le problematiche potenziali che si porta dietro questo accordo? Ne abbiamo individuate circa 6 sia per l'accordo e 6 per la convenzione. Ve le lanciamo come flash, non vogliamo approfondirle più di tanto, a meno che ovviamente ci siano delle domande specifiche e vi invito a farle, sia che state seguendo in diretta questo scambio di opinioni, sia che ovviamente molto più probabilmente lo state guardando in differita, scriveteci, capiamo, discutiamo, perché l'obiettivo di questa diretta e di questo confronto è proprio quello di ottenere da voi il più possibile dei confronti, dei feedback, delle opinioni, delle domande che riguardano questa convenzione, che riguardano questo accordo, perché abbiamo la necessità per il lunedì 27, in cui andremo in Consiglio Comunale, abbiamo la necessità di esprimerci positivamente o negativamente su questo accordo. Abbiamo assolutamente bisogno di tutte le vostre opinioni per arrivare con un'opinione ed una decisione la più matura e la più partecipata possibile. Partiamo dall'accordo. Abbiamo individuato 6 tematiche che secondo noi sono un po' critiche. Il primo discorso è quello che abbiamo fatto relativamente alle sentenze. È vero che le sentenze si stanno prolungando, sono lunghissime, non stiamo vedendo il becco di un quattrino da un po' di anni, però
Però c'è anche da dire che le sentenze fino ad oggi sono state favorevoli al comune. Siamo in Cassazione, ma il comune per oggi, ad oggi ha avuto completamente ragione. Seconda tematica, il teleriscaldamento. Appare molto chiaro come nell'accordo dei 18 milioni di euro siano comprese solo le royalties che non sono state corrisposte al comune di Dalmine fino ad oggi. Torno un attimo indietro. Ecco, questa è la cifra delle royalties che l'area deve ad oggi al comune di Dalmine, parliamo di circa 18 milioni e mezzo, compresi gli interessi, qua si portano a 18 milioni, che sono tanti, ma manca il danno a nostro avviso, che è derivato dal fatto che nella convenzione originale si citava la necessità da parte di REA di individuare reti di teleriscaldamento per la piscina e per il velodromo, questo non è stato fatto e questo non è stato quantificato nell'accordo. Tema numero 3. L'impossibilità tecnica del teleriscaldamento, eppure l'area ha siglato un accordo con A2A, quindi con il comune di Bergamo, solo qualche settimana fa, in cui va a teleriscaldare edifici e case del comune di Bergamo. Quindi è veramente molto dubbia questa questione, ci ha aperto numerosi dubbi. Quarto tema, la quantità del danno. Ok, 18 milioni. Lo abbiamo detto e l'abbiamo messo in grande evidenza, sono tanti. Ma sono giusti? È giusto che si faccia un accordo con REA che corrisponde esattamente né più né meno a quanto ci doveva dalla convenzione originaria? Ricordiamo che REA, ad aver fatto causa al comune di Dalmine, chiedendo la nullità della convenzione e la riduzione delle royalties, in realtà questi 18 milioni non erano né più né meno di quello che ci doveva dalla convenzione. Allora è giusto siglare un accordo con REA solo per questi 18 milioni, senza includere on top qualcos'altro? È un tema che vi vogliamo porre. Quinto tema sull'accordo, 18 milioni che arriveranno nelle casse del comune di Dalmine. Beh, abbiamo necessità di garanzia da parte dell'amministrazione che questi soldi verranno utilizzati in modo trasparente e con una rendicontazione ben precisa. Sarebbe ancora più bello se fosse il Consiglio Comunale, se ci fosse una sorta di bilancio partecipativo del territorio comunale che decida questi soldi come verranno utilizzati. Noi ci proviamo, abbiamo intenzione di proporre qualcosa di urgente in Consiglio Comunale lunedì per vincolare questi soldi in qualche modo, però fino ad oggi non ci sono state date da parte del sindaco e dell'amministrazione nelle risposte in commissione delle garanzie su come verranno utilizzati questi soldi. Numero 6, trasparenza. È ridicolo, abbiamo visto le date. Ma dai, 22 dicembre, 23 dicembre, 27 dicembre. Da quanto va avanti questa richiesta da parte di REA di un accordo transattivo? Da quanto il comune di Dalmine sta lavorando per definire un accordo? Da quanto sta mediando e quali sono state le fasi della mediazione? Beh, non è dato sapere neanche per i consiglieri comunali. Abbiamo fatto un'interrogazione, è stata ritenuta non urgente, abbiamo fatto delle domande in commissioni e sono stati ritenuti dei, tra virgolette, segreti, quelli che sono state le fasi di contrattazione e di determina della cifra finale. Come possiamo noi valutare questo accordo senza avere uno storico alle spalle che ci faccia capire esattamente come sono andate le cose? Come possono farlo i cittadini di Dalmine? Passiamo alle tematiche invece che riguardano la convenzione. La nuova convenzione, vi ricordo, per chi si è collegato in questo istante, mi spiace per chi è in differita, lo rivedrà al volo. La nuova convenzione prevede il passaggio da 8,26 euro delle tonnellate di rifiuto, per ogni tonnellata di rifiuto smaltito al comune a 5,40 euro, quindi una fortissima riduzione, e lo sconto del 40% sui rifiuti smaltiti dal comune che viene portato a uno sconto del 30%. Beh, naturalmente l'accordo non poteva che portarsi dietro una nuova convenzione, altrimenti si sarebbe ripartiti da capo e si sarebbero fatte nuove cause tra REA e il comune di Dalmine, ma ci sono un po' di tematiche rispetto a questa convenzione che non ci sono chiarissime. Prima tematica, la riduzione delle royalties. Caspita, passiamo da 8 euro rotti a 5,40 euro. Non è forse un po' troppo? Non stiamo in qualche modo depauperando quella che era la convenzione originale e quello che REA ci doveva di diritto per aver costruito un inceneritore sul nostro territorio? Non stiamo prendendo e pretendendo molto meno di quanto ci sarebbe dovuto? Sì, chiaramente c'è la questione della liberalizzazione del mercato, c'è la questione della media regionale degli inceneritori, che è effettivamente di 5 euro a tonnellata, noi ne stiamo quantificando 5,40, ma non è poco rispetto all'originario e a quanto ci dovrebbe la REA.
Seconda tematica, l'impatto ambientale. Si dice da più parti, si dice in numerose parti della convenzione, che questa riduzione delle royalty sia dovuta al fatto che l'AREA in realtà è una società, un'impresa che ha un impatto ambientale molto basso sul territorio, che di fatto non crea gravi danni ambientali al territorio. Su questo possiamo anche essere d'accordo, ma immaginiamoci la situazione ambientale di Darmine. Immaginiamoci la situazione del territorio di sabbio in cui è inserita l'area, autostrada, provinciale. Abbiamo tutta una serie di cause inquinanti che la rendono veramente una delle zone della pianura padana, che già è una delle zone più inquinate in tutta Europa, veramente più inquinata, in cui respiriamo aria pessima. Ecco, è vero che l'impatto ambientale dell'area forse non è proprio così decisivo per la situazione di quel territorio. Ma siamo così sicuri che avere un inceneritore sul territorio tutto sommato vada bene, ci stia bene, visto che creano aria pulita, possiamo diminuire le royalties senza problemi? Questo è un altro tema che vorremmo porre all'attenzione. Passiamo al terzo punto. Gli errori tecnici che sono contenuti nella convenzione. Solo ieri, il 23 di dicembre, in Commissione, vi ricordo le tempistiche perché sono importanti. Il 22 di dicembre ci è stata consegnata la convenzione, il 23 di dicembre abbiamo dovuto sciogliere tutti i nostri dubbi e si voterà il 27. Beh, solo ieri in commissione la segretaria comunale ha fatto notare che c'era un piccolo errorino nella convenzione, che da rifiuti smaltiti, che sono quelli su cui si calcolano le royalties, in realtà va corretta, va messa la penna rossa e segnato rifiuti conferiti. Ah, caspita, c'è una bella differenza, ma siamo sicuri che sia l'unico errore che c'è in questa convenzione? Beh, ce lo studieremo tutto in questi giorni, durante le feste, però è veramente abbastanza far rabbrividire che sia stato trovato un errore solo ieri in commissione. Quarta tematica, quella del teleriscaldamento. Bene, la convenzione originaria del 98 si prevedeva un teleriscaldamento alle piscine del velodromo, non è mai stato fatto perché è stata considerata l'impossibilità tecnica. Guarda caso, poi con A2A e con il comune di Bergamo invece si riesce a fare. E in questa convenzione nuova, tutto sparito, non c'è nessun intervento futuro che riguarda il teleriscaldamento. Quinta tematica, lo sconto per il conferimento. Ricordo che pagavamo il 40% in meno dei rifiuti smaltiti dal comune, e invece passiamo al 30% di sconto. Sì, è vero, conferiamo meno rifiuti, c'è la raccolta differenziata che ci aiuta, però perché questo sconto? Perché? È corretto? È corretto che aumentino i costi per i nostri cittadini per un inceneritore che abbiamo sul territorio? Ultimo tema, quello della trasparenza. Beh, ad esempio, prendiamo il comune di Trezzo, dove c'è un inceneritore, hanno addirittura una commissione intercomunale per la trasparenza e il controllo dell'inceneritore. Abbiamo i dati online in una piattaforma completamente disponibili dai cittadini. Beh, vorremmo qualcosa di questo tipo, avremmo voluto che qualcosa di questo tipo fosse inserito anche nella convenzione, un qualcosa di più trasparente, di più partecipativo anche per i cittadini. Invece nulla è stato inserito e tutto continuerà come ad oggi. Ultima, ma non ultima questione, la terza linea. Beh, qualche anno fa si è parlato della possibilità che l'inceneritore REA aprisse una terza linea. A dire la verità, il lavoro in regione ha consentito di evitare che questo accadesse. Però ecco, in comune ci ha fatto sorridere una cosa in commissione ieri. Bramani ha detto: saremo fermamente contrari alla terza linea. Bene, noi siamo contenti. Ma il capogruppo Pellegrini, sempre della Lega Nord, ha dichiarato: l'aria che entra dall'area è l'aria che esce dall'area, scusate, è più pulita di quella che entra. Ma come? E allora perché non fare anche la terza linea? Un po' storcere il naso questo insieme di dichiarazione, questa difesa, questo arroccamento dell'amministrazione su queste questioni che sicuramente non convincono. Beh, allora l'invito a chi ci sta seguendo in differita, in particolare, soprattutto è quello di farci sapere cosa ne pensate, di scrivere tutti i commenti, tutte le considerazioni che avete su questo tema, perché per lunedì assolutamente dobbiamo votare in Consiglio Comunale l'accordo ed è molto molto importante capire come ci dovremo porre. Abbiamo invece visto che si sono collegate altre persone in questo momento in diretta, quindi molto brevemente, ma veramente brevemente, ripeto, la questione di cui stiamo parlando è questa. Ad oggi, per varie sentenze, per vari fatti che REA non sta pagando, le royalties che doveva al comune, ci sono più di 18 milioni di euro che la REA deve al comune.
Oggi l'amministrazione propone un accordo in cui REA dovrebbe versare al comune 18 milioni di euro, 1 milione subito e gli altri in rate trimestrali fino al 2033, in cambio del ritiro di tutte le cause pendenti, con tutta una serie di garanzie a supporto. Però con questo accordo si sigla una nuova convenzione che porta le royalties, quindi quello che deve la REA al comune di Termini per il fatto che smaltisce sul territorio i rifiuti, si passa da 8,26 euro a tonnellata di rifiuto fino a 5,40 euro, una fortissima riduzione, e si passa da uno sconto del 40% dei rifiuti smaltiti dal comune al 30%. Abbiamo evidenziato, lo potrete rivedere, rivedendo questa diretta, che ci sono diverse tematiche sia sull'accordo che sulla convenzione che proprio non ci convincono. Dobbiamo capire come votare su questa convenzione, quindi è importantissimo che ci diate le vostre opinioni, che ci facciate le vostre domande. Rimarrò collegato ancora un paio di minuti per raccoglierle se ve ne sono. Intanto vediamo il commento di Stefano, che ringraziamo per aver seguito la diretta e per averci fatto questa considerazione. Decisioni prese in fretta e furia senza coinvolgere minoranze e popolazione. È un attentato alla democrazia. Beh, allora, sicuramente il fatto che queste decisioni hanno queste tempistiche è veramente assurdo, ve lo ricordo, ci è arrivata la convenzione il 22 di dicembre, avremmo dovuto fare le domande entro il 23 e votare il documento il 27, con di mezzo la vigilia, il Natale e il Santo Stefano. È davvero incredibile. Incredibile soprattutto perché sono probabilmente diverse settimane, se non mesi, che queste contrattazioni vanno avanti, che non vengono informati i consiglieri comunali, che sono i diretti rappresentanti dei cittadini in consiglio comunale, né tantomeno è stata coinvolta la popolazione. Non una serata informativa, non una richiesta di opinione dalle persone. Questo secondo noi è veramente molto sbagliato e che si approvi verso la fine dell'anno tutto questo senza appunto confrontarsi, senza la possibilità se non di votare o votare contro a scatola chiusa questo accordo, lo riteniamo veramente inaccettabile. Siamo veramente sconfortati e questo sì, è proprio antidemocratico, siamo d'accordo. Vedo che in diretta non dovrebbero essere arrivate altre domande, ne arriveranno sicuramente tantissime, ne siamo sicuri in differita perché ovviamente alle 11 del mattino della vigilia ci rendiamo conto non si sia potuto collegare, quindi io vi do un saluto, vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi ricordo che potete contattarci oltre che commentando qui sotto anche alla mail nostradalmine@gmail.com, recuperate la diretta, fateci sapere, scriveteci perché per noi è fondamentale e importantissimo capire cosa ne pensate, capire cosa dovremo votare nel Consiglio Comunale di lunedì 27 dicembre. Un saluto e vi ringrazio, un abbraccio a tutti e ovviamente carissimi auguri di Buon Natale, vi abbraccio tutti, ciao!